Si ferma a Empoli la corsa in Team Cup del Pescara. La squadra toscana si impone per 2-1 ai tempi supplementari. Nell'11 biancazzurro, nell'occasione in completo giallo, dentro Bruno come play, ma anche Vitturini e Ventola in luogo di Del Grosso e Memuscei. L'Empoli dell'ex Bucchi al completo, occhi sul bomber Mancuso, l'anno scorso al Pescara, arbitra Mariani di Aprilia. Pronti via e subito Empoli con una conclusione di Laribi, Fiorillo e Attento. Sesto minuto, Pescara in vantaggio, erroraccio in fase di disimpegno di Capitan Maietta e un assist perfetto per Tumminello che prende la mira e fa secco Brignoli. Seconda rete per l'attaccante biancazzurro dopo il rigore trasformato contro il Mantova. L'Empoli reagisce subito. Decimo minuto, Dezzi di testa, reattivo Fiorillo. Sale la pressione dell'Empoli, sedicesimo Mancuso alla palla buona, la conclusione viene deviata in calcio d'angolo da Balzano con la punta del piede. 24esimo, punizione di Stulaz da posizione defilata, Fiorillo ribatte, palla ancora in area biancazzurra ma l'Empoli non ne approfitta e l'azione sfuma. Al 26esimo il pareggio empolese, realizza Dezzi sotto misura, il giocatore originario di Atri approfitta di una deviazione di Lagumina e gonfia la rete. Al 29esimo riecco il Pescara con una grande occasione, lancio di 30 metri di Bruno che vede libero Brunori, il giocatore controlla, entra in area, gioco di gambe e conclusione verso la porta, Brignoli si salva come può. Nel finale torna a farsi vivo l'Empoli sugli sviluppi di una punizione, conclusione potente di Nicolau, sventata da Fiorillo. Con le immagini di Francesco Salviani passiamo alla ripresa, decisamente meno ricca di spunti. Tanti cambi, soprattutto in casa empolese, il Pescara sostituisce Galano con Cisco e sarà proprio lui al 90esimo a sfiorare il gol con un gran tiro. Nel primo da segnalare l'espulsione di Maietta per secondo giallo e il gol partita dell'Empoli con il nuovo entrato Moreo che di testa anticipa tutti in sacca su calcio d'angolo. Nel secondo supplementare anche il Pescara rimane in 10 per il rosso diretto a Tumminello, reo di aver dato una gomitata ad un avversario. E prima del triplice fischio il Pescara prova un generoso assalto finale, ma è tutto inutile. Empoli batte Pescara 2-1, i toscani affronteranno a dicembre la Cremonese. Mi dispiace perché chiaramente ce la siamo giocata, è quello che volevamo. E alla fine abbiamo fatto direi abbastanza bene nel complesso. Nel primo tempo un pochettino troppo timorosi, un po' troppo bassi, e non è quello che vogliamo. È chiaro che abbiamo tempo per migliorare alcuni aspetti, alcuni atteggiamenti dei ragazzi, però credo che vadano assolutamente elogiati, hanno fatto una grande ripresa, atteggiamento è quello che il Pescara deve avere assolutamente su qualsiasi campo. Nel complesso quali sono i progressi che si sente di evidenziare in questo Pescara rispetto alla gara contro il Mantova? Beh, credo che di fronte avevamo tutt'altro avversario. Altra qualità. Tutt'altro avversario, chiaramente, lo abbiamo rispettato, forse anche troppo nel primo tempo. E è chiaro che nel primo tempo un pochettino più di coraggio ha fatto sì che prendessimo anche campo. E credo che insomma per lunghi tratti nel secondo tempo abbiamo anche avuto il dominio del possesso del gioco, quindi creando anche delle situazioni. Di fronte avevamo comunque l'Empoli, che è una squadra, come abbiamo detto già in precedenza, è una squadra fatta per fare qualcos'altro, per cui noi siamo non dico contenti, perché quando si perde non si può mai essere contenti e io sono il primo a non esserlo, però comunque ho visto dei progressi e insomma i ragazzi hanno fatto quello che devono fare. Beh sì, innanzitutto dispiace uscire per una palla inattiva ai supplementari, però ci portiamo dentro tante cose buone di questa partita. Quali per esempio? Ma oltre alle tue parate. Abbiamo fatto appunto un primo tempo un po' timoroso, però poi abbiamo fatto 45 minuti più 30, dove penso che abbiamo dominato per lungo tempo il gioco, ecco. Senza dimenticarci che davanti abbiamo una squadra che sicuramente lotterà per i primi due posti, quindi contando anche che questo era il nostro vero primo test davvero impegnativo, ci sono le basi per costruire qualche miglioramento importante. Sì, io come ho detto prima, credo che ci sono stati dei bei passi avanti rispetto a Mantova e questa è una cosa importante appunto. In un test impegnativo come quello di questa sera, ci avevamo creduto, è andata male, ma abbiamo le basi per costruire il campionato, c'è tanto da migliorare, lo faremo. A proposito di campionato, adesso la mente sgombra dalla Coppa Italia, però subito concentratissimi su questa trasferta di Salerno. Beh sì, il test di oggi ci aiuta ad arrivare, ecco, magari non al 100%, ma a una buona condizione per l'esordio di Salerno.